Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Aliens Gamers, qui Alexen. Anima Gate of Memories, mi sembra episodio 14, 15, può essere? Episodio X, facciamo sempre l'entrata dell'episodio X. Allora, eravamo rimasti che avevamo attraversato tutte le fogne, abbiamo passato quell'incubo contro quello che dovrebbe essere Malekith e dopo siamo arrivati alla fine di una strada, di un ponte, e ci siamo trovati di fronte proprio alla boss fight di Malekith. Ora, non ho frammenti vitali, cioè cure. Dobbiamo equipaggiarci per bene. Io la katana demoniaca non la porterei perché non... Però questa mi dà più difesa magica. Più 15. Ergo come è messo. Che questo gli dà più difesa magica al Dux. Anello di Gabriel, però specchio dei sogni dà più... da rigenerazione di vita. Questo è importante. Visto che non ho i frammenti, proviamo. This is an unpleasant surprise. Welcome to my realm. Malekith? Hey, buddy. Long time since we've seen each other. I guess you're doing great with that cool city you were building last time. You were great once, Ergo. I respected you. You were a prideful, crazy bastard. Fun enough to challenge the whole existence. I even remember that I wondered if, for the first time, but now, look at you. A mere chained dog. A tool following another person's will. Not even a shadow of yourself. Oh, come on. I've heard this story a lot lately. Too much even for me. I didn't know what was happening at the time. And it's not my fault that I can't die. Ergo, there are times in which death it's a much more appropriate ending for a story. Stop this charade. Don't talk like you're better than him. You're just a monster that feeds on others' fears. Oh, the owner protects its pets. You think that you are better than me? That I don't know your story? What you fear? The voices that you hear when you close your eyes? Shut up. Fine, I didn't mean to mess with your mistress. Molto arrogante, eh? You know the rules of this place, don't you? Winner takes all. So, have you come to kill me? Sì. More or less. It's kind of complicated. But I guess you should be used to that sort of thing. After all, you are a big evil bastard yourself. Grande Ergo. Honestly? I thought that you would be out there, killing the rest of the club. I won't. I hate it when others try to tell me what I should do. Even to obtain power. I am fear, Ergo. I am the shadow that lurks in everyone's mind. I am nightmare itself. I don't need more power. I'm beginning to get tired of all this talking. How about we start going wild? You mean something like a you kill me or I kill you type of scenario? No, old friend. This will not even be a fight. It'll be a one-sided annihilation. You are so, so, so damn right. Ok, ci troviamo di fronte a Malekith. E già fa danno. Ok,
Wow, 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 cos'è? Proviamo al primo tentativo, anche se la vedo molto, ma molto dura. No, ma ha invertito comandi! Ho comandi invertiti, ma che cazzo è? No, non potete capire, ma ha invertito comandi! Ok, continuiamo. Ancora! No, 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 questo sarà veramente difficile. Ancora! E perdo vita, random! No, è infattibile, meno male Ergo recupera vita. Devo temporeggiare. Ancora. No, no, no. Sì, che cos'è? Ma sei matto? Cioè, ma ha invertito comandi, ma ha invertito la visuale. Come faccio io a battere questo boss se non c'ho neanche le cure? Cioè, riproviamo. Ma è pazzesco. È pazzesco. Faccio parecchi danni con la magia, ma... Sono basito. Dove è finito? Devo imparare a girare anche con comandi invertiti, ma... Questo sarà difficile. Penso che sia una delle boss fight più difficili. Perché hai pure comandi invertiti. Ancora. Come faccio? Ma come faccio?
Ragazzi, faccio l'ultimo tentativo, poi ve lo taglio, perché qui ci metterò veramente tanto tempo. Devo aspettare che si fermi. Dove è finito? Ancora comandi invertiti. Devo stare alla larga. No, è impossibile. È completamente impossibile. Devo uccidere queste ombre? No, è qualcosa di assurdo, sono morto. Non so che fare, ragazzi. Non dico impossibile, ma siamo lì. Facciamo così, come si è fatto con Jonathan Cappell. Fino a che non aggiungo magari un pezzettino così del boss e vi taglio il tutto, perché se no altrimenti questo diventa un video davvero, davvero impossibile. Ci si becca dopo. No, ancora. Pure.
Mamma mia. Come si fa? È ingiocabile, eh. È infattibile. Impossibile, nettamente impossibile. Le chiappe, sì, vabbè, visuale invertita. Coi comandi, ma davvero. Sono morto. Merda, 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 merda. Oddio, sì, ce l'ho fatta. Impressive, old friend. Oddio, sì, ce l'ho fatta. Non potete capire quanti tentativi. This is my end. Mamma mia. Well, it is not so bad after all. Look out, Ergo. This place is not what it seems. È più di un'ora che sto battendo, che sto cercando di battere questo boss. Dopo circa 30 tentativi ci sono riuscito. Un parto. Mamma mia. Why we're here? They are summoning just a few of us. The ones who are needed. What do you mean, buddy? Who's doing this? It is coming back, my friend. The darkness that I see when I close my eyes. And even the old, you cannot stop it. How do you expect to do so now that you are so weak? It's yours, Ergo. My share of the power. I doubt it will help you. Goodbye, old friend. Shit! It's the same thing again! Ergo? No! Try to resist, babe! Come on! Interessante. Achievement sbloccato, Inner Nightmare. Oh, tre sigilli. The monster looks at the little girl. It knows that it's over for her. The child cries, shouts and tries to escape. But the monster is faster. The claws penetrate her flesh, and she collapses with her body broken by pain. Everything will be over soon. But then something happens. A drop of the little girl's blood falls on the old chained book. The world becomes silent. And suddenly, they are not alone anymore. Hi again, Sleeping Beauty.
How are you? Honestly, you don't look too well. I've been better. This messenger thing is really messing you up, you know. Not that I dislike seeing you screwed, but only if I'm the cause. Sweet as always. E senza il messaggero, ok, vediamo questo, poi ragazzi mi devo riposare un attimo perché non potete immaginarvi la difficoltà. No, probabilmente l'essenza del messaggero è quella che ci serve per poi aprire la porta. Comunque, io al momento mi fermo un attimino qua, mi riposo un po' perché vi assicuro che quel boss lì è stato veramente bestiale. Praticamente si suddivide in varie fasi, cioè ha vari attacchi, ma la parte più noiosa è che vi inverte i comandi. Se premendo la levetta a destra vai a sinistra e viceversa, e ti inverte la visuale, cioè te la mette sotto sopra, ma oltretutto pieno di illusioni, di attacchi da evitare. Beh, fa venire mal di testa, fa venire il mal di testa. Io credo che sia attualmente su Anima Gate of Memories il boss, il messaggero più difficile incontrato finora, perché sì, Jonathan Cappell non era facile. Sono morto varie volte, ma anche perché non avevo l'essenza, non avevo nulla. Qui mi sono salvato perché avevo due anime vitali che mi ricaricavano completamente la vita, perché se no altrimenti io non, quel boss non lo superavo più. Non lo superavo più. È stato veramente, lo dico onestamente, il fatto che ho superato questo boss è stata una botta di culo, perché stavo per riperdere per l'ennesima volta. Cioè guardate con quanta vita sono rimasto, e guarda, ora ergo c'è l'amuleto che si ricarica la vita, ma ero rimasto con meno di una tacca di vita, cioè a entrambi, una cosa mostruosa. Io ho che la difficoltà, ma così veramente. Comunque io direi che l'appuntamento di oggi per il momento può finire qua. Ci si vede con il prossimo episodio di Anima Gate of Memories. Alla prossima.